Presidente, signor Ministro, l'ha fatto lei molto bene, in maniera molto autorevole. Vorrei però ricordare ancora una volta di che cosa stiamo parlando. Si tratta di una proroga di un provvedimento che parte da lontano, cioè dal 2002, e che ha attraversato la vita di 3 governi. E soltanto nell'ultimo periodo il governo Prodi ha ritenuto, sbagliando, di modificarne la portata. Questo governo, invece, e lo ribadisco qui, sull'immigrazione ha una linea chiara e coerente, che per fortuna non è fatta di continui cambi di rotta. Ma quello che più mi colpisce, colleghi, è l'atteggiamento dell'opposizione, che francamente non capisco. Qualcuno ha parlato, e l'ha ricordato il ministro Maroni, di doppia morale che contraddistingue la sinistra. Un'idea, una proposta, un provvedimento, delle persone sono considerate positivamente o negativamente a seconda della convenienza del momento. Questa non è una bella cosa, per usare un eufemismo. Soprattutto non lo è nei confronti della gente che si aspetta un sì o un no a seconda che un provvedimento o una linea sia giusta o meno. Si è detto che questo è un provvedimento razzista. Ricordo ancora. L'avete fatto voi quando eravate al governo. Andate in giro a dire che il prendere le impronte digitali all'interno dei campi nomadi è razzista. Allora cosa direte tra pochi mesi quando all'interno di questo Parlamento si voterà attraverso le impronte digitali? Direte che il Presidente della Camera è un razzista perché vuole identificare i deputati in base se sono presenti o non sono presenti. Ecco, proprio oggi, e sicuramente l'avrà apprezzato ministro Maroni, un europarlamentare di origine rom ha detto che la sua idea è una buona idea. Qui in quest'aula invece c'è qualcuno che ha parlato arrogandosi la rappresentanza dei rom, non so in base a quale delega, e probabilmente dei campi nomadi ha sentito parlare soltanto frequentando i salotti, così come dei problemi dei minori. Già, è così. Ecco, signor Ministro, noi la invitiamo ad andare avanti con la sua linea chiara. Chi è in regola entra e resta. Si integra, ha tutti i diritti, ma anche tutti i doveri, e cioè rispetta le nostre regole. Chi non lo è, se ne va. E direi che questa regola di chiarezza è una buona regola per tutto il governo ed i suoi ministri.